Il nocerino Francesco Citarella, con un gol di testa su pennellata di Uliano, porta al 20° in vantaggio la nocerina, si è alzato su tutti e mette il pallone nel sacco. È la cronaca di un'azione che racconta l'emozione del primo gol in rosso nero del nocerino purosangue Francesco Citarella e la commozione di segnare il primo gol in casa davanti ai familiari presenti, la commozione del papà e della propria gente. È stata una domenica che difficilmente dimenticherà il giovane rossonero Francesco, che conosce bene la piazza. 20 anni, il prossimo 17 agosto, il centrocampista è stato voluto fortemente da Mister Esposito. L'esperienza in comune nella Gelbison è stato un biglietto da visita importante. Il mister ha apprezzato da subito le qualità di Citarella, che cresce nelle giovani lì della Salernitana e del Benevento, ma spicca il volo nel Sassuolo. In categoria Under 18 passa al Perugia e al Taranto, ma il sogno era quello di sempre, la nocerina, passione infinita. Legato al nonno tifoso dell'Inter, lo seguiva ovunque ed è grazie al grande affetto con il nipote che Francesco comincia a muovere i primi passi in quel mondo meraviglioso. Certo, era appena un bambino quando il papà, da presidente della nocerina, fa sognare un'intera città, e dopo la vittoria del campionato di Lega Pro arriva la promozione in Serie B, pagine indimenticabili per i tifosi, gli stessi che oggi di generazione in generazione hanno voluto assistere alla partita nocerina Ardea. Da tempo lo stadio San Francesco non registrava un numero di presenze considerevoli, erano 4.000 i presenti, tribuna curva e distinti gremiti, un libro da scrivere. Il pensiero sarà andato sicuramente al nonno, che lo ha guidato fino ad oggi anche da lassù, al papà Giovanni, che di certo dopo la chiamata per la squadra del cuore e quindi il rientro di Francesco in città è un sogno ma anche una meritata ricompensa, che dopo un lungo lavoro arriva per la gioia di tutti i presenti e della famiglia. Multitasking, Citarella ricopre tutti i ruoli, c'è chi lo paragona come classe ed eleganza ad Andrea Pirlo e all'esplosività di Pogba, e a noi non resta che fare un grosso in bocca al lupo a Francesco. Di un calcio d'angolo, Citarella stacca di testa, insacca le spalle di Giordani e corre sotto la curva sud.